Se ti portassi in un campo di patate, giuro che guarderei solo la tua. Lampo, oh, abbasso la lampo e sono colpi di cazzo in faccia. È quella giusta se la vagina fa rumore dell'infradito in acqua. Mi gratto il cazzo davanti a tutti e canto. Non voglio che i nostri destini si perdano nell'infinito. E tu, se non ci fossi io ti inventavo meglio della figa c'è solo il ragù. Molto particolare, fa piacere anche che tra il pubblico ci siano molti utilizzatori di infradito, evidentemente, certo. D'estate, al mare, è sulla vero. Spiaggia. Io devo dire che a me il ragù piace molto, però... Però... Va bene, abbiamo qualcos'altro adesso? Sì, allora, durante il lockdown c'è stato qualche poeta che è riuscito ad evadere e a lasciare dei messaggi sui muri a tema durante appunto la quarantena, quindi io li ho messi in musica per voi. Perfetto. Kibo! L'amore oggi è nell'aria come il coronavirus. Mai stati così connessi, eppure così soli con noi stessi. Io e te a metro di distanza, io odio questa vile prudenza. Che adorabile periodo del cazzo, ci vorrebbe un abbraccio magari forte, magari tuo. E come avete capito io ho due figli, ok? Ho un maschietto, Leonardo, che ha 11 anni, è il nostro primogenito biologico, lui è frutto di uno speditivo rapporto occasionale con mia moglie. E si vede, perché è esattamente la fotocopia di mia moglie, questa carnagione bianchissima, i capelli riccioli, biondi, le lentiggini. Sembra uscito da una di quelle foto delle famiglie reali olandesi. E poi abbiamo anche una femminuccia, un cioccolatino di 9 anni che si chiama Derartu. Derartu è un nome etiope che vuol dire fiore. Etiope perché mia figlia è etiope, ok? L'abbiamo adottata, no? Questa cascata di riccioli afro. Sembra un incrocio fra Diana Ross delle Supremes e Jimi Hendrix. Una bambina un tantino esuberante. Immaginatevi un cucciolo di cinghiale con il fuoco di Sant'Antonio, no? Cioè travolge qualsiasi cosa le capiti di fronte. Ed è bellissimo perché quando andiamo in giro tutti e quattro assieme, no? Io, mia moglie, Leonardo e Derartu,
è evidente a tutti che nessuno dei miei figli assomigli minimamente al suo papà. Ed è una cosa a cui non avevo assolutamente pensato quando ho scelto di adottare in Africa, perché sono io che ho scelto l'Africa. Io ho sempre avuto un potentissimo debole per il popolo africano. Però adesso, osservando lo sguardo curioso delle tante persone che incrocio per strada, penso, quanti di loro saranno realmente convinti che Derartu sia stata adottata? Quanti invece penseranno che l'unica ad aver avuto un potentissimo debole per il popolo africano sia stata mia moglie Crostatina? Eh no, perché, ma vi giuro, incrocio tantissima gente sconosciuta per strada che mi dà delle pacche sulle spalle e mi dice complimenti, sei veramente una bella persona. Guarda, io al posto tuo non so se ce l'avrei fatta, perdonare. Eh no, ma perché la gente non conosce com'è lungo il percorso dell'adozione, com'è complesso. Magari vengono da te e dicono, scusami, ma dov'è che l'hai presa? No, non l'ho presa, ok? Non è un cestello dell'acqua dell'Esse Lunga. L'ho adottata. Ah no, sì, scusami. Dov'è che l'hai adottata? In Etiopia. No, fammi capire, ma sei andato fino a là a prenderla? Ma no, con Amazon, te la spediscono, ok? Se vuoi c'è anche Zalando, però con Prime arriva prima. Cioè, i miei preferiti sono i senza filtro, sono quella categoria meravigliosa che magari per fare un complimento a tua figlia danno un impulso elettronico all'unico neurone che li galleggia nel cervello. Il problema è che però non hanno un diaframma fra la materia cerebrale e il mezzo vocale, perciò il primo pensiero scivola via, no? Sai perché mi piace tua figlia? Perché non è proprio nera, 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 nera. È più tipo un tintanoce. Ma vedi, una bambina, mica un Commodore 800, cazzo. Però vi assicuro che al di là, no, di questi episodi, mia figlia è una bambina tremendamente fortunata, ovviamente perché è circondata da un amore straordinario da parte dei suoi genitori, di suo fratello. E poi, secondo me, è fortunata soprattutto perché ha l'opportunità di vivere qui, in Italia. L'Italia è storicamente la culla della tolleranza, dell'apertura mentale, soprattutto in questo periodo, no? Va in giro, no? Lo senti? Questo profumo di accoglienza, no? Sarà che io sono ligure, perciò noi liguri quando si parla di accoglienza ce l'abbiamo proprio nel DNA, noi, l'accoglienza. Vi faccio un esempio: quest'estate, sentivo prima, no? Sono andato in spiaggia da solo, io e mia figlia a Rapallo. Siete mai stati, no? Vi giuro, non ho fatto in tempo a metterla in acqua sul canotto, girarmi per prendere il secchiello, che sul lungomare c'era già un capannello di gente che urlava: oh porca puttana, sono sbarcati anche qua, cazzo! Capite perché io guardo al futuro? Guarda al futuro con fiducia, con gioia, con entusiasmo. A parte che io adesso lo dico così fuori dei denti, mia figlia è di una bellezza straordinaria. Cioè, mia figlia è un incrocio fra Naomi Campbell e Beyoncé. E lo posso dire tranquillamente senza sembrare presuntuoso come padre, perché non c'entro un cazzo col DNA, ok? Vi giuro, ogni anno che passa diventa sempre più bella. Io non oso immaginare che cosa sarà quando avrà 14 anni. Già lo so che dovrò respingere dei pilotoni di adolescenti infogliati in motorino che attenteranno la sua verginità. Già mi vedo appostato sul terrazzo come il generale Castle di Little Big Horn, che dovrò respingere delle piogge di cazzi che arrivano da tutte le parti. E so già che non avrò scampo, perché mi faranno lo scalpo, proprio come il generale Castle di Little Big Horn. Me la porteranno via davanti ai miei occhi, smarmitando: ciao zio, noi andiamo a ficcare. Ficcare, capite? È un'immagine raccapricciante per voi, ma anche per me. Ciao piccola, sono Rudy, il playboy di Filicudi. Sono un vecchio lupo di mare che ha viaggiato ovunque: Taiwan, Hong Kong, Singapore, Alassio. Ho donne ovunque e qualche figlio sparso qua e là, ma ora sono approdato in questo porto sicuro. E tu, piccola, vuoi tuffarti nei miei occhi? Non so se riesco, se proprio... Perché, se posso chiederti? Perché il trampolino sembra piccolo da qua. Ah, no. Così. Ma si vede molto? Diciamo, intuisce dal modo di... No. Bravissimo, grazie. Grazie, grazie. Ciao Barbara. Ciao Barbara.
Non sono Barbara. Ah, ecco, mi sono sbagliato. Chi sei? Mi chiamo Annalisa, la tigre di Pisa. Tu chi sei? Annalisa, e io chi tu sono? Tu chi sei? Io sono Adriano, il postino di Merano. Bravissimo, Adriano. Adriano, immaginati che qui sia una Ferrari testa rossa. Questa è una Ferrari testa rossa. Io mi stendo sulla Ferrari, Adriano. Sì. Mi stendo e mi spoglio cofano della Ferrari. Tiro fuori tutto questo ambaradan qui. Sì. Me lo spiaccico sulla Ferrari testa rossa. Sì. Mi spiaccicalo, sì. Che è? Ma scusami, amore, ma certo, voglio dire, ma nelle tue condizioni facciamo sti giochini erotici sui travestimenti. Ma dai, dammi retta, andiamo dal dottore piuttosto che... Ma come ci andiamo, amore? E come ci andiamo? Con la Ferrari, amore. Andiamo questa cazzo di Ferrari. Noi dobbiamo prendere questa Ferrari, metterci dietro, davvero, sui sedili belli stretti, sì, così. E a fare l'amore, boom, 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 e boom, 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 amore, boom, 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 boom. Sento un boom. Ma certo, quello... Non è buono. Ma certo, se è il settimo mese, è due ore che te lo ripeto, andiamo dal dottore che è meglio, no? Scusami. Va bene, poi come accendiamo con la Ferrari? Ma che Ferrari? No. È una Panda dell'89, devo anche rifare la revisione. Deve essere un cretino. Quando usciamo mi compri il gelato. Stracciatelle e pistacchio, amore. Due palle. No, anche tutta la vaschetta proprio. No. Due coglioni con la cialda. Ah, ok, sì, perfetto. Ciao, no, perché ciao, infatti ciao, non avevo capito e... Ma io. Ciao. Ehi, ciao, ciao, ciao. Senti, ci siamo conosciuti prima al bar, ma quando dicevi piuttosto che farmi Aldo, mi faccio tatuare sul braccio Aldo, mi fa cagare. Scherzavi, vero? No, non scherzava. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Vieni qua. Ciao, sì. Ciao. Sono la Luana, il panterone della Val Brembana. Tu. Ciao, Luana. Vieni qua, fatti vedere. Ah, sì, Luana. Ti piacciono le MILF? Preferisco le Golf, se posso essere sincero. Bello, sì. Allora te lo dico. Vieni. Sai chi sono io? Eh? Sai cosa? Io sono una bella sadomaso bondage fetish dominante. Tu? No, io un Gavis con Buscopan Malox dipendente. Proprio. Bene, sì. Bene. Tirami i capelli. Eh? Tirami i capelli. Tirami i capelli. Se insisti, problema c'è. No, guarda che i miei, cretino, già nei tre li hai persi. Scusami. Scusami. Che vuoi da me? Abusa di questo corpo, eh? Quattro zampe. Sì, quattro zampe. Ostia, sì. Tira fuori l'animale che c'è in te. Tiralo fuori, quest'animale davanti qua. A tutti. Abbaia, abbaia. Miagola, barrisci bello, nitrisci. Fai leone. Bravo. Non mi hai detto come ti chiami? Noè. Bravo, Noè. Tanti. Sì. Fermo lì, vieni qua. Vieni qua. Sì. 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 Oh. Ah, non ce la faccio più. In un posto in cui. Basta, non ce la faccio più, vado. Dove vai? Vado a stendermi. Bravo, ciao. Vai. Ciao. Marta e Gianluca. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie. Perfetto, andiamo avanti, Fede, andiamo pure avanti. Bene. Mamma mia, che posa plastica! L'abbiamo mangiata la pizza stasera, Su come sei mandato? No, abbiamo capito bene il nome. Il nome non si è capito bene. Camino sei Wenderson. No, dal nome. Sì, bene. Nome. Camino sei Wenderson. Ma non si capisce. Abbassi la voce. Carmine Skybrenner. Oh. Non è proprio un nome da Jedi. Il nome del nonno. C'era affezionato. Sono l'ultimo dei Jedi venuto qui. Con la mia spada laser. Wow. Per averla. Sì. Quanti sacrifici. Sì. Quanti sforzi. Sì. Quanti punti fragola. Ma 4 milioni di punti di fragola più 33 euro. Sì.
Perché prezzo al pubblico 70 sì. euro, quindi sì. era un bel risultato. Sì. O se no 9 milioni di punti. Sì, ho capito. C'era solo questa? C'era no, questa? C'era questa, l'asciuga insalata. Sì, la pirofila. Cioè, ma se... portare con l'asciuga insalata, entrare negli ultimi dieci giri con l'asciuga no, insalata. Mi sembra un po' aggressiva. Ma secondo lei, abbiamo voglia di stare a sentire tutti i discorsi dell'S lunga, dei punti fragola? Sono l'ultimo degli Jedi! Tra l'altro è verde fosforescente, non giallo, quindi non è della linea smart. E allora, sono qui come i Jedi, non è molto facile essere un Jedi perché... No, 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 io no, no. avrei voluto essere un Jedi da bambino. Ah, benissimo. Essere un Jedi è molto difficile perché... Ma venga più dietro, mi dà la schiena, se no... Cioè... Si sta anche un po' infeltrendo. Sì, un metro di distanza. Si sta infeltrendo il mantello Jedi comunque. Come si spegne il ragazzo? Noi Jedi, è molto difficile essere Jedi perché non bisogna uno avere... Uno Jedi. Mamma mia, mamma mia. Sapere me torno su Plutone, veramente. Allora, cosa Plutone, sta... Plutone nel sistema solare o no? L'uscita è quella lì. Io dico. Allora, Jedi com'è? È difficile essere un Jedi, anche stare qui è difficile, perché non bisogna avere proprietà materiali e legami emotivi. Praticamente sì. devi essere... Come? Povero e single. Ho capito, è stata difficile. Difficile per lei? Diciamo che sono portato. Vabbè, oh, certo. Si rammuia sempre, diciamo che sono portato. Ultima cosa, perché sono qui per donarvi pace e prosperità. Ah, ok, pace. Pace, ponendo fine alle guerre. Bene. Ponendo fine alle guerre. Bene, prosperità. Prosperità, permettendo alle aziende... Sì. Tramite il cuneo fiscale, certo. Una credito d'imposta. Il sì. credito, come dice la... Ma già la pace, secondo me... Allora, è già tanta roba! Che la fate, secondo voi? Come è arrivato, se n'è andato Carmine Skybrenner. Ricordatevi questo nome, Carmine Skybrenner. Gli inglesi tra l'altro hanno un termine, no, per definire l'adolescente, che è teenager, no, che è molto semplice lì. Se nella tua età è contenuto il teen, sei un adolescente, no, 16, 17, 18, 19. Ora io ne ho fatti 20, quindi in teoria mi confermate che, cioè, non sono un adolescente, no, è finita. Quindi, cioè, tra l'altro io mi sono sempre chiesto come funziona il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, cioè com'è da un giorno all'altro, da mezzanotte, il giorno prima hai dei debiti scolastici, il giorno dopo hai dei debiti economici, così, no? Me lo sono sempre chiesto. Però io arrivato a 20 anni, in qualche modo ho provato a guardarmi indietro, no? E a cercare di analizzare la mia adolescenza, e mi sono reso conto che l'adolescenza è un periodo complesso, no? Sarete d'accordo che è un periodo difficile per alcune frasi, in particolare che ti senti dire, tre, soprattutto. La prima, terribile, ha chiamato la scuola. Che dici? Ma tutta? Come cazzo? Cosa? Cioè, sono importanti allora, no? La seconda, orribile, è ha richiamato la scuola. E la terza, forse la peggiore, a me piace dirla senza neanche spiegarla, proprio buttarla lì, è non mi sento pronta. Basta, io dirvela ve l'ho detta. Basta, proprio... Mi piace anche il gelo che si crea quando... Bello. No, vabbè, avrete capito, bene o male, in che situazione un adolescente maschio si sente dire questa frase, no? Non mi sento pronta. Quella frase che tu ti senti dire in un momento in cui sei pronto. Cazzo, sei pronto? Tu sei proprio... Sei prontissimo, no? Dici, sono pronto. Lei ti dice, io non mi sento pronta. Ed è una frase fastidiosa, ma affascinante, no? Affascinante, perché è misteriosa, no? Non la capiamo appieno, no? Perché presuppone... una superiorità del proprio raziocinio sul proprio apparato riproduttore. No? Superiorità che un esemplare maschio raggiungerà mai. Non raggiungerà mai. E quindi io vi racconto brevemente il mio percorso di crescita per farvi capire perché non pronuncerò mai questa frase. Io una mattina, quando avevo 13 anni, mi sono svegliato, no? Lui era già sveglio da un paio d'ore, proprio... Si era tolto il pigiama, no? Era andato a far colazione, si era fatto la doccia, no? E quando io mi sono svegliato lui era già in piedi, e capita spesso
che lui sia in piedi quando io mi alzo. Fatto sta che era lì di fianco al letto e mi stava guardando negli occhi proprio. Mi stava guardando, mi ha guardato e mi ha detto una frase che ha cambiato completamente la mia adolescenza. Mi ha guardato e mi ha detto: allora, no aspetta, spiego perché sennò non mi rendo conto, non si capisce. Adesso, cioè, mi imbarazza anche un po' dirlo a tutto Zelig. Il mio pene parla come Silvio Berlusconi. No, è vero, mi rendo conto che anche demodé, però è evidente che parli come Silvio Berlusconi. Quindi mi ha guardato e mi ha detto: da oggi la tua unica ambizione nella vita è cercare di infilarmi ovunque tu possa. Grazie. Senza fare distinzione di razza, età, etnia, facciamo distinzione di sesso, perché sennò a scuola ti danno del ricchione. Ora io a 13 anni mi sono trovato con questa consapevolezza, ed è difficile far fronte a questa voce, no? E tra l'altro quando faccio questo pezzo capita spesso che vengano delle ragazze da me a fine serata. Beh, di solito capita, ora stasera non so se succederà, però fatto sta che l'altra sera è venuta questa mia coetanea, no? Avete presente come parlano le ragazze della mia età? La gran parte viene da me questa ragazza e mi dice: cioè, comunque nel senso, no? Cioè, nel senso, boh, capito? Le ho detto: guarda, così non capisco, cioè c'è un problema di comunicazione, metti un soggetto, un verbo qua e là, capito? Facciamo che mi mandi un messaggio. Ah, dai, magari un vocale. Eh no, un vocale siamo da capo, capito? No, dico, cioè, nel senso, secondo me, cioè, tipo, boh, cioè, nel senso, tipo che noi ragazze, comunque, secondo me, tipo, boh, no? Noi ragazze abbiamo le stesse identiche pulsioni sessuali che avete voi. Le ho risposto: provamelo. Sì, come? Dammela. Aspetta. No, perché sembra una risposta banale. Sembra una risposta banale, ma da qua ci sono due strade. No, due strade. Siamo concentrati. La prima: lei rifiuta, non me la dà, le mie argomentazioni sono avvalorate. No, la mia tesi è più forte. Seconda strada: lei accetta, me la dà, cosa minchia me ne frega delle mie argomentazioni. Capito? C'è tutto un senso logico dietro questa cosa.